Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi vorrei parlare di un argomento molto importante dedicato soprattutto a chi fa il mio lavoro, quindi l'insegnante di canto, perché a volte ci sono delle cose che possiamo fare meglio e a cui prestare più attenzione. Cantare in libertà. Ognuno di noi, per natura, è portato ad ascoltare più un genere musicale che un altro. Abbiamo ognuno dei gusti davvero personali e quindi, per quanto riguarda l'insegnante di canto, tendenzialmente l'errore da non fare, secondo me, è quello di portare i ragazzi che studiano con noi ad ascoltare quello che piace a noi, o almeno non soltanto quello che piace a noi. Magari noi possiamo dire: questa cosa mi piace, quest'altra va bene, però se un ragazzo ascolta un genere lontano dal nostro, piuttosto noi dobbiamo avvicinarci a lui, capire quello che gli piace e cercare di entrare noi in sintonia con quello a lui piace. Anche perché oggi come oggi, soprattutto, nascono nuovi generi, nuovi modi di cantare, sempre diversi, e quindi noi che siamo un po' più classici, magari. O comunque a me piace ad esempio il rock, il pop rock. Ascoltare un ragazzo che canta rap oppure R&B oppure metal mi porta a conoscere nuovi stili e ad apprezzare anche alcune cose che magari prima non conoscevo. Quindi il fatto di essere liberi nella musica è davvero una cosa molto molto importante. Perché a volte alcuni miei colleghi dicono: ah, ma quello canta la musica metal, questo rap, sminuendo un po' quello che oggi magari alcuni ragazzi fanno. In realtà ogni cosa che si fa è sempre una ricchezza per noi anche e per i ragazzi. È sempre uno scambio. Noi dobbiamo cercare di arricchire il ragazzo che viene a prendere lezioni, ma dobbiamo anche arricchirci noi in base a quello che lui ascolta e che magari ci fa conoscere. Anche vocalmente, ad esempio, noi siamo portati a sentire dei suoni magari puliti oppure legati e impostati in un certo modo, dei suoni coperti e così via. Mentre, soprattutto nella musica leggera, si può cantare anche in maniera più libera, tra virgolette. Perciò cantare in libertà, perché dobbiamo cantare esprimendoci davvero in libertà. Voglio fare alcuni esempi. Ho riflettuto molto sul fatto di tenere delle lezioni con delle persone magari già famose. Viene Giusy Ferreri da me e inizia a cantare così: a novembre la città si spense in un istante. Oh my God! Io gli direi subito: guarda, cerca di legare dei suoni, cerca di fare una frase musicale più legata, almeno a scatti. Ma se ci pensiamo, quel modo di cantare è quello che ha reso Giusy Ferreri popolare, unica nel suo genere, in un certo senso. Quindi alcune cose vanno lasciate così come sono, in modo che ci sia originalità in chi canta e non fare tanti cloni di persone che cantano bene, ma sono tutte uguali. No, tu sei troppo nasale, no? Ecco cos'è tutto quest'aria nella voce. They just keep doing nothing. Too intoxicated to be scared. Sembra che non ce la fai a cantare. Esci fuori questa voce, esci fuori la voce. Tu mi sembri un gatto. Che è sta cosa qua? Pulisci, fai un po', pulisci. Magari avrei detto questo proprio a chi canta in tutti i modi che abbiamo visto.
Sbagliando, perché sono tutti cantanti originali e unici. Noi appena ascoltiamo un brano, questo è Bocelli, subito si sente. Questo è Renga, questa è Carmen Consoli, eccetera, eccetera, perché hanno proprio uno stampo e una particolarità. Il nostro compito, invece, è quello soprattutto di tutelare la salute dell'apparato vocale, cioè noi dobbiamo fare in modo che se sentiamo un ragazzo fare una voce rauca, gli chiediamo: ti dà fastidio, ti fai male, si arrossa la gola, hai abbassamenti di voce, oppure lo fai bene? Cerchiamo di capire insieme se è una cosa che funziona, anche se è rauca e sporca, va bene, vuol dire che la sta facendo utilizzando alcune cose che funzionano. Se invece dà fastidio, dobbiamo cercare il modo di migliorare la sua fonazione affinché non si faccia male, ma mai cercare di cambiare lo stile unico di una persona che canta. Ovviamente io so che tantissimi miei colleghi fanno questo lavoro benissimo e sanno assolutamente che tutto quello che io ho detto è vero e li rispecchia, però magari se questo video servisse a chi comincia a insegnare canto perché ha finito da poco di studiare, potrebbe essere una cosa da cui partire e su cui riflettere. Ragazzi, il lavoro degli insegnanti di canto è davvero un lavoro difficile e delicato, quindi abbiate cura dei vostri insegnanti e ascoltate sempre quello che vi dicono, però chiedetevi sempre perché devo fare così.